Ragazzi, è ufficiale. Leo Messi ha deciso di lasciare la nazionale. La terza sconfitta consecutiva in una finale con la sua nazionale gli ha fatto prendere questa decisione. In questo video andremo ad analizzare la sua scelta e vi dirò quello che penso io. Quindi, come al solito, io direi di partire con la sigla giornalistica dalla regia e poi cominciamo col video vero e proprio. Vai! Allora, siccome me l'avete chiesto in tanti quello che ne penso di questa situazione, ho deciso di fare un piccolo video al riguardo. Ne vado innanzitutto a leggere quello che Messi ha detto, quindi prendo il mio telefonino, eccolo qua. Allora, Messi lascia la nazionale, la terza finale che perdo fa troppo male. Per chi non lo sapesse, da pochi giorni si è conclusa la finale di Coppa America. Ovviamente Messi ha preso questa decisione perché ha perso ancora una volta. Anche l'anno scorso aveva perso proprio ai danni del Cile e poi ha perso una finale mondiale. Quindi ve leggo le dichiarazioni, eh? Allora, la nazionale è finita per me, è la quarta finale che perdo, la terza di seguito. Poi ha continuato, aspettate che lo trovo, eh? È un momento duro per me e per tutta la squadra. Avrei voluto tanto portare un titolo di campione in Argentina, me ne vado senza esserci riuscito. Ho fatto tutto quello che potevo, abbiamo perso una finale ancora una volta, mi fa male per di più ai rigori. La mia decisione è presa. Allora, qua ci starebbe da parlarci praticamente per mese intero. Caro Leo Messi, dalla vita ci hai avuto tutto. Ci hai avuto il successo, ci hai avuto il denaro. Ci hai avuto praticamente qualsiasi cosa. Evidentemente, io lo dico perché comunque dico sempre quello che penso, se vede che non sei abituato a perdere. Io capisco perfettamente la frustrazione di un giocatore, uno dei giocatori più forti del mondo, per carità, perché su quello non c'è dubbio, che ha preso questa decisione ovviamente dopo la quarta addirittura finale con la propria nazionale persa, la terza consecutiva. Però c'è anche da dire una cosa. Che non ci hai fatto una bella figura, secondo me. E tu sei abituato col Barcellona a vincere le Champions, a vincere i palloni d'oro, a vincere gli scudetti, a vincere le coppe del re, ma nella vita non si può sempre vincere. Sì, hai perso tre volte di fila, ho capito, ma questa finale di chi è la colpa? Chi l'ha sbagliato il rigore? Ho sbagliato io? No, l'hai sbagliato tu. Quindi che significa? Se sei un vero campione e vuoi dimostrarlo fino in fondo, tu non te ne devi andare dalla nazionale perché c'hai ancora la possibilità di vincere il prossimo mondiale. Tra 2 anni poi, non è che tra 25 anni, c'hai 29 anni, a 31 sei ancora sicuramente un giocatore in formissima e affermato e quindi non te ne puoi andare così. Dimostri di star rosicà in una maniera di quelle esagerate. Un vero campione non si vede solo nel campo quando fa i numeri e porta la propria nazionale, il proprio club alla vittoria. Si vede anche nei momenti di difficoltà. Bisogna saper accettare le sconfitte, anche se sono 10 consecutive, rialzarsi e cercare di fare il proprio meglio per migliorare e cercare di vincere qualcosa. Questo è un vero campione, ragazzi. No, uno che se caga addosso perché dice: l'ho persa 4 volte, mi sono rotti i coglioni, me ne vado, m'arrendo. I campioni non si arrendono mai, fino alla fine. Giochi fino a 40 anni, tu fino a 40 anni devi provare a portare a casa i risultati. Poi ovviamente se uno lascia la nazionale perché fisicamente pensa di non poter dare l'apporto che dava una volta, allora quello è un altro conto. Sei un campione ancora di più perché comunque pensi che le tue abilità di quel momento non possano fare la differenza per la tua nazionale o squadra dei club, quello che sia. Ma quello è un altro discorso. Quindi ripeto, questo è un mio parere personale. Ognuno ha i suoi pareri nella vita. Io rispetto chi la pensa diversamente da me, però è così. Secondo me non è un campione fino in fondo. In campo ovviamente l'ha dimostrato in tutti i modi. Ma con questa riuscita che ha fatto, secondo me ha perso punti. Non è un bell'esempio. Non è un bell'esempio per nessuno, per tutti quei ragazzi che cercano da una vita di sfondare nel mondo del calcio e di diventare qualcuno. Non è d'esempio per qualsiasi persona che lo segue e che lo ammira come persona. Quindi, caro Messi, io ti faccio un appello. Tanto lo so che tu vedi il canale mio.
Non fa il deficiente, noi te vogliamo vedere ritornare in nazionale perché te vogliamo vedere perdere anche la prossima finale dei mondiali. Ovviamente ero sarcastico, sto a scherzare. Rientra in nazionale perché devi dimostrare quello che vali. Se tu vinci tanti palloni d'oro, quando cadi in ginocchio, non te devi mettere a pecorella e fatti inchiappettare dall'altri. Te devi rialzare e dimostrare il tuo valore. Quindi ragazzi, fatemi sapere pure voi quello che ne pensate, perché sta situazione sinceramente un po' mi ha lasciato allibito e voglio sapere qual è il vostro parere. Detto questo, ovviamente se vi è piaciuto il video mi raccomando, mettete un bel mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al canale. Non mi resta che darvi appuntamento alla prossima con un nuovo video. E il Gabone come sempre vi saluta, bella a tutti regà! Ciao!